amici, ma soprattutto gli amici bianconeri, buongiorno ragazzi, buongiorno, si ritorna al lavoro. E allora ragazzi, io ripeto sempre che nel calcio quello che è importante è la prepotenza. Voi lo sapete, la prepotenza, l'essere arroganti, essere meno arroganti in dirigenza ed essere arroganti invece sul campo, arroganti e presuntuosi, sì. Dobbiamo avere noi l'arroganza, la forza di comandare, perché soltanto così si può andare avanti. Ripeto e ribadisco che ieri Sassuolo, squadra eliminata dal Modena, e squadra che non è più il calcio, il Sassuolo dello scorso anno, squadra anche essa con qualche assenza ieri in campo, vedo squadra modesta. Ieri il Sassuolo è riuscito a tirare in botte perché a noi manca la prepotenza. La prepotenza significa nell'andare a prendere questi benedetti giocatori, metterli lì all'angolo, fargli capire con chi hanno a che fare, dargli quattro sberle e portare a casa il risultato. Ma anche perché questo è un atteggiamento che tu, così facendo, fai capire al prossimo avversario chi è la Juventus. Ripeto, facendo invece questo gioco di difesa, aspettarli tutti nei 35 metri, farli giocare, secondo me è deleterio, perché una squadra più tecnica ti fa male tutto là. Ma questo non è perché è la prima partita, dato di fare la prima partita, no, lo devi fare già dalla prima partita. Il cambiamento bisogna farlo subito, perché è un cambiamento mentale. Questo è importantissimo, l'arroganza sul campo è fondamentale, perché io sono sicuro, io gli ripeto che questa è una buona rosa. Purtroppo gli infortuni ti decidono le annate. Noi purtroppo siamo in mano a fisioterapisti, a preparatori atletici che purtroppo hanno studiato con il Bignami. Annunciato con il Bignami, quindi purtroppo una laurea dura 5 anni, loro in 6 mesi si sono presi la laurea, quindi loro hanno questa purtroppo incapacità nel vedere, nel valutare certe situazioni. E addirittura mi arriva notizia che Di Maria avesse già qualche problemuccio prima ancora di entrare in campo e fare la partita, quindi questo è veramente grave. E poi considerazione che purtroppo questa la dobbiamo dire ragazzi, dobbiamo dire, un giocatore di 34 anni, anche se bravissimo, meraviglioso, eccezionale, fantastico, il non plus ultra, tutto quello che volete, ha sempre 34 anni. Prendere un giocatore di 34 anni e rischiare un infortunio a un giocatore di 34 anni non è come farlo con un giocatore di 24, 23, 22 anni. Purtroppo questo lo dobbiamo mettere in conto, se noi affrontiamo questa politica, se noi andiamo ad abbracciare questa politica di queste persone grandi, purtroppo il rischio dell'infortunio e soprattutto della lunghezza e della durata dell'infortunio, purtroppo ce lo dobbiamo mettere in conto. Questo è così. Ripeto, Di Maria, per carità, però come progettualità non vai da nessuna parte. Per il resto ragazzi, io ripeto, sono sempre dell'idea, e la voglio, ripeto, l'arroganza del calcistico. Dobbiamo essere veramente arroganti, presuntuosi, dobbiamo fare capire che, ma soprattutto ragazzi allo stadio. E ragazzi, i giocatori si divertono. Se i giocatori iniziano a prendere, ad abbassarsi, a farsi prendere, diciamo, tra virgolette, appallonate, e sperare semplicemente in questa maledetta ripartenza, non si diverte, devi divertire, devi entusiasmare. Lo dice anche lui, l'entusiasmo, ma l'entusiasmo lo si acquista semplicemente attaccando. Avere questo baricentrato è vero, perché la Venus ce la può fare. Certo, naturalmente se ci fosse Pogba, se ci fosse un altro grande centrocampista, sarebbe meglio. Ma ieri abbiamo incontrato, ripeto, il Sassuolo non gli puoi, cioè tu, oggi io allenatore, oggi io alla squadra gli avevo fatto questo discorso: appena io vedo che Pierin tocca un pallone, vi fucilo a tutti. Io questo avrei fatto come discorso.
Io oggi, se vedo che Perin fa più di mezza parata, io vi fucilo tutti. Oggi il Sassuolo non deve tirare in porta, se deve tirare in porta deve tirare da centrocampo. Io vi ho fatto questo discorso, li dobbiamo tritare. Io voglio questo. Poi naturalmente ci sono squadre dove si deve ragionare, se si può difendere, se si può è fatta la partita di difesa, di attacco, di situazione particolare, quando incontri squadre di pari livello o addirittura superiore. Ma il Sassuolo no. Perdonatemi. I 3 punti, per carità, per l'amore del cielo. Ci mancherebbe altro che non ci fossero state neanche 3 punti. Va bene ragazzi, ma se ci incazzate, fino alla fine forse io.